Giovanni Scirocco, non ci fu opposizione alla grande guerra tra i socialisti, tranne, mi sembra di ricordare, tra i socialisti italiani, quelli serbi e i bolscevichi. Come è spiegabile? Ma è spiegabile con quel fenomeno che un grande storico come George Moss ha chiamato la nazionalizzazione delle masse. E uno storico inglese, James Joll, che è uno degli storici più importanti della Prima Guerra Mondiale, ha chiamato lo spirito del 1914, e cioè 40 anni di insistenza sui fenomeni del nazionalismo, della patria, della nazione, fanno sì che poi in pochi giorni, cioè quelli sostanzialmente del luglio-agosto 1914, contrariamente a quello che pensavano i socialisti di tutta Europa, le masse rispetto all'internazionalismo scelgono la nazione e partono per l'appunto per la guerra seguendo la propaganda dei propri governi. È un processo che gli storici definiscono di lungo periodo che poi si catalizza quando scoppia appunto la Prima Guerra Mondiale nei giorni dal luglio all'agosto del 1914, al punto che i leader dell'Internazionale Socialista che si ritrovano a Bruxelles nei primi giorni dell'agosto del 1914, di fronte alla proposta degli stessi socialisti italiani di convocare uno sciopero generale a livello europeo, praticamente tutti si rifiutano perché sono coscienti che uno sciopero di questo genere si sarebbe rivelato un fallimento. Gettano la spugna ancora prima di tentare qualsiasi forma di opposizione seria alla guerra. Tra l'internazionalismo e il nazionalismo, clamorosamente nei primi giorni dell'agosto 1914, ha il sopravvento praticamente in tutta Europa il nazionalismo. Dal 7 al 14 giugno il Partito Socialista è stato protagonista, uno dei protagonisti della cosiddetta Settimana Rossa, che era una rivolta antimilitarista e popolare. 15 giorni dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando, che produsse appunto una clamorosa frattura, sembra di capire, tra neutralisti da una parte e militaristi dall'altra. Com'è stato possibile? Ma l'episodio della Settimana Rossa, che si svolge soprattutto, parte da Ancona e poi assume, alcuni dicono, delle vere e proprie forme di guerra civile, soprattutto nell'Italia centrale, le Marche, la Romagna, dove erano più forti storicamente sia gli anarchici che i repubblicani, che sono il vero nucleo dirigente di questo fenomeno di ribellismo non organizzato che fu la Settimana Rossa. In realtà questo episodio della Settimana Rossa crea un meccanismo molto simile, infatti noi troviamo continue similitudini di questo genere tra questi avvenimenti del 14 e la grande paura della Rivoluzione Francese. È la similitudine che si ripete costantemente in questi giorni nella stampa borghese e nella classe dirigente liberale, cioè la paura di una possibile rivoluzione socialista da una parte. Questo spiega questo fenomeno e questa vicenda della Settimana Rossa e le sue conseguenze, spiega anche un fatto molto importante per comprendere la vicenda del Partito Socialista in questi mesi della neutralità italiana, e che cioè il Partito Socialista nel suo blocco, senza differenziazioni sostanzialmente tra la maggioranza del partito massimalista e il gruppo parlamentare riformista, si isola e viene isolato dal resto dell'opinione pubblica in parte e soprattutto dal ceto dirigente liberale. Ceto dirigente liberale che era anche diviso al proprio interno, almeno tra due opzioni, quella giolittiana, e cioè di graduale inserimento anche del Partito Socialista nella dialettica politica e parlamentare, e invece l'altra parte del Partito Liberale o Costituzionale, come si chiamava allora, quella guidata da Salandra, che dal marzo 1914 era il Presidente del Consiglio, che rifiutava soprattutto dopo la Settimana Rossa qualsiasi ipotesi, non dico di collegamento, ma anche di trattativa con il Partito Socialista. E quindi l'importanza della Settimana Rossa nella vicenda che stiamo narrando è soprattutto una reazione di paura da parte dei ceti dirigenti e dell'opinione pubblica moderata e borghese, che porta a un sostanziale isolamento che si vedrà poi con tutta evidenza nel trascorrere i mesi e nel maggio 1915 poi in maniera clamorosa del Partito Socialista. E sull'Avanti del 1914, il giornale appunto del Partito Socialista, convivevano le magnifiche
vignette, diciamo così, pacifiste, antimilitariste in qualche modo, no, di Scalarini, e a partire da ottobre, eccolo qui Scalarini, e invece a partire da ottobre gli editori del 14, sempre gli editoriali, invece del direttore dell'Avanti, Benito Mussolini, che proponevano di entrare in guerra. Ecco, era una spaccatura tutta interna al Partito Socialista o sono state, diciamo così, provate delle pressioni esterne per spaccare, per dividere il Partito Socialista? Beh, su questa vicenda di Mussolini e dell'Avanti e poi del suo allontanamento e poi della fondazione del Popolo d'Italia, naturalmente si è scritto moltissimo, però credo che quello che De Felice scrisse nel primo volume della sua biografia di Mussolini il rivoluzionario, che va appunto dal 1883 al 1920, che quindi è un capitolo molto importante su questo tema, a 50 anni circa di distanza, perché il primo volume uscì a metà degli anni 60, resti, almeno dal punto di vista documentario, sull'interpretazione possiamo ovviamente discutere, resti la versione più accreditata. E cioè sostanzialmente Mussolini, che era direttore dell'Avanti dal congresso del 1912, in nome appunto della maggioranza massimalista della direzione del partito, matura lentamente, poi sempre più velocemente, una posizione che lo porta a passare dalla sua iniziale posizione intransigente di neutralità assoluta a quella che poi, nell'articolo del 18 ottobre, che segnerà la rottura poi, tre giorni dopo l'allontanamento di Mussolini dalla direzione del quotidiano del partito, chiamò la neutralità attiva ed operante, perché questo era il titolo di questo lunghissimo, lunghissimo articolo. Cioè Mussolini, da uomo di grande fiuto politico, indubbio, di altrettanto straordinario cinismo e di capacità di cambiare posizione a seconda dell'opportunità politica, coglie questo isolamento del Partito Socialista di cui parlavamo prima, soprattutto su un punto centrale. Mussolini rivendicò sempre, anche negli anni 30, nelle varie interviste che diede, rivendicò sempre il merito di aver evitato che l'Italia si schierasse a fianco dell'Austria-Ungheria. Non dimentichiamo che l'Italia era legata da un trattato di alleanza, la cosiddetta triplice alleanza, in vigore dal 1882, appunto con l'Austria-Ungheria e la Germania, e che il governo Salandra era, in alcuni suoi esponenti, a cominciare dal ministro degli esteri Sonnino, sostanzialmente, che subentra sempre in questi giorni al precedente ministro degli esteri di San Giuliano, che muore dopo una malattia, era sostanzialmente a favore della triplice alleanza. Quindi c'era da sgombrare prima questo problema. Nei giorni dell'agosto 1914 l'Italia dichiara, il governo italiano dichiara la sua neutralità, perché la triplice alleanza era un'alleanza difensiva, e qui ci trovavamo di fronte a un ultimatum e poi a una guerra dichiarata dall'Austria-Ungheria nei confronti della Serbia. Questo è il primo problema da sgombrare. Mussolini rivendica questa sua neutralità assoluta proclamata, appunto il merito di aver evitato o di aver contribuito ad evitare il rischio di un'entrata in guerra dell'Italia a fianco della triplice alleanza. Ma poi si rende conto, nei mesi appunto che vanno agosto e settembre, dell'isolamento del Partito Socialista, uno dei pochi partiti, appunto col Partito Socialista Serbo e i bolscevichi, ad aver mantenuto una linea di neutralità, mentre invece tutti gli altri partiti votano i crediti di guerra e si adeguano. Si rende conto quindi del fallimento dell'Internazionale Socialista, si rende conto anche che nel paese, ma anche all'interno dello stesso Partito Socialista, soprattutto in alcuni settori intellettuali, ci sono forti eche risorgimentali, mazziniani, e quindi se noi guardiamo gli articoli di questi primi giorni di guerra, notiamo, e i titoli soprattutto, notiamo una grandissima simpatia, ma non da solo da parte di Mussolini, nei confronti del Belgio invaso, titoli durissimi nei confronti della barbarie tedesca, e comincia a tentare, anche nelle prime riunioni della direzione, di far passare una linea
che anche se a parole è sempre di neutralità assoluta, in realtà è una neutralità relativa. E cioè il problema grosso diventa: ma se dichiariamo la guerra all'Austro-Ungheria e alla Germania, che cosa facciamo? E consideriamo anche il problema delle terre irredente, il Trentino Alto Adige, il Trentino soprattutto, Trieste, anche il litorale della Dalmazia e dell'Istria, la propaganda fortissima che ebbe un ruolo importante di un socialista trentino molto amico di Mussolini come Cesare Battisti, tutti fattori che fanno sì che questa neutralità assoluta, tanto assoluta, in realtà così non fosse. Il problema dei finanziamenti con il quale Mussolini poi fondò il suo giornale Il Popolo d'Italia, questi finanziamenti ci furono senz'altro, e però giunsero quando Mussolini probabilmente aveva già maturato questa sua decisione, e vennero da una parte l'uomo che finanziò direttamente la nascita del Popolo d'Italia era questo direttore amministrativo del Resto del Carlino, Naldi, che era un uomo molto legato agli industriali, soprattutto dello zucchero, ma anche ai siderurgici, e dall'altra parte questi finanziamenti sono provati, e probabilmente Naldi raccolse direttamente o indirettamente anche dei finanziamenti da parte dell'ambasciata francese, che naturalmente era a favore di una propaganda interventista a fianco, per l'appunto, della Francia. Quindi pressioni esterne poche, diciamo così, in estrema sintesi. Pressioni esterne negli ultimi giorni, quando si trattava di fondare il giornale, ma in realtà sono pressioni soprattutto di carattere intellettuale, tutta una serie di suoi amici, come i sindacalisti rivoluzionari, i vari De Ambris, Corridoni, avevano fatto prima di lui questa scelta, altri intellettuali come Panunzio, Battisti, tutti uomini legati a Mussolini da profondi legami di amicizia e di solidarietà, che maturano, si convincono dell'isolamento del Partito Socialista, del fallimento dell'internazionalismo, della possibilità di trasformare la guerra in guerra rivoluzionaria, spostando però l'accento dalla classe alla nazione. Milano fu importante da tanti punti di vista durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche per il Partito Socialista, perché molte delle riunioni, anche decisive, quelle in cui venivano prese delle decisioni importanti sulla neutralità, per esempio, sono state realizzate qua a Milano. Perché? Perché Milano era la sede dell'Avanti, e quindi l'Avanti era un luogo dove era facile riunirsi. Poi dobbiamo sempre tenere presente che gli spostamenti erano molto più lenti e molto più difficoltosi di adesso, e anche i collegamenti. La prima riunione, dove partecipano in realtà soprattutto membri del gruppo parlamentare socialista, della direzione, si tiene per l'appunto a Milano il 4 agosto, perché tutti aspettano il ritorno dei due membri del partito, Angelica Balabanov e Oddino Morgari, che siano recati a Bruxelles a quella che sarà l'ultima riunione per lungo tempo dell'Internazionale Socialista. Aspettano che portino delle notizie. Infatti noi abbiamo anche delle intercettazioni telefoniche, perché già allora c'erano intercettazioni telefoniche tra Mussolini e Bella, che era un membro della direzione importante che stava però a Roma, e i due si domandano che cosa sta accadendo, e tutti dicono: aspettiamo che torni la Balabanov. Tra l'altro in quei giorni accadono due eventi importanti, che segnano per l'appunto la fine dell'internazionalismo socialista. Prima di tutto le manifestazioni che si riuniscono a Vienna e a Berlino in favore della pace e della neutralità sono manifestazioni importanti, ma non viene appunto proclamato lo sciopero generale. E tant'è vero che Vella, in queste intercettazioni, risulta che Vella chieda a Mussolini di aumentare, di pompare, diremmo oggi, sulle colonne del giornale il numero di partecipanti a queste manifestazioni. E poi l'assassinio del leader del Partito Socialista Francese e pacifista Jean Jaurès, che viene ucciso a Parigi da un fanatico nazionalista proprio dopo aver partecipato alla riunione di Bruxelles. E questi due eventi, soprattutto simbolicamente anche l'assassinio di Jaurès, segna in maniera drammatica la sconfitta dell'internazionalismo.